cos'è il Rosatellum? È il sistema elettorale proposto dal capogruppo del PD alla Camera, Ettore Rosato. Il Rosatellum prevede che il 64% dei parlamentari sia eletto con il proporzionale, ovvero seggi in proporzione ai voti presi, ma con liste bloccate. Questo significa che l'elettore mette una croce sul simbolo, ma gli eletti li decidono i partiti. Per entrare in Parlamento bisogna superare la soglia del 3%, per le coalizioni lo sbarramento sale al 10%. Il restante 36% dei parlamentari è eletto con l'uninominale, ovvero vince il seggio il candidato che prende più voti degli altri. Sarebbero eletti con questo sistema 231 deputati e 102 senatori. A differenza dell'Italicum voluto dal governo Renzi nel 2015, il Rosatellum non prevede più il doppio turno né il premio di maggioranza. L'elettore riceverà un'unica scheda. Sotto il nome del candidato nel collegio uninominale ci sono i simboli dei partiti che lo appoggiano. Dando il voto a una lista, si vota automaticamente anche il candidato nell'uninominale. Previste anche le cosiddette quote rosa, le donne devono essere almeno il 40% dei candidati per ogni partito ed entra anche un limite alle candidature multiple. Una persona può candidarsi al massimo in 3 circoscrizioni. Per avere la maggioranza, un partito o una coalizione devono di fatto sfiorare il 50% dei voti. Allo stato attuale, per arrivarci, i partiti dovrebbero coalizzarsi prima del voto o trovare alleanze con i partiti più grandi una volta chiusi i seggi.